È il pregiudizio lo scoglio da superare, il muro da abbattere per vedere ciò che è veramente la massoneria, un'associazione di uomini che opera per il bene dell'umanità. Non ha dubbi il gran maestro del Grande Oriente d'Italia, Stefano Bisi, quando gli si chiede per quale motivo si metta spesso e facilmente in relazione la sua istituzione con le mafie. Bisi, per un'intera giornata, sotto l'egida del Movimento Giornalisti d'Azione e del Dipartimento di Lingue e Scienze dell'Educazione dell'Università della Calabria, ha dibattuto sui temi della tolleranza e del libero pensiero. Lo ha fatto con studenti, con giornalisti e con il mondo accademico all'Università della Calabria al mattino e al pomeriggio rispondendo alle domande dei giornalisti d'Azione. Un incontro che il Movimento Calabrese di Giornalisti ha voluto per dare risposta ad un'esigenza di arricchimento culturale su un tema, quello della massoneria, che spesso viene trattato con troppa superficialità. Un'esigenza che andiamo a soddisfare seguendo quelli che sono gli obiettivi statutari del Movimento Giornalisti d'Azione. Sono quelli di contribuire ad una crescita culturale e professionale dei giornalisti e in modo da fornire ai giornalisti elementi maggiori di conoscenza, quindi maggiore capacità di critica, maggiore capacità di essere più aderenti ai fatti, quindi di riportare i fatti in maniera più realistica possibile e quindi diventare più credibili. L'incontro all'Unical è stato moderato da Sergio Tursi Prato, che ha introdotto, oltre a quella di Bisi, anche le relazioni del professore Giancarlo Costabile, docente di storia della democrazia all'Unical, del presidente onorario aggiunto della Corte Suprema di Cassazione, Romano De Grazia, del passe sovrano del rito scozzese antico e accettato, Luigi Milazzi. Ma quanto è attuale il messaggio di un'istituzione così antica come la massoneria? È un messaggio antico quello della libera muratoria, un'associazione di uomini che cercano di fare del bene all'umanità e di tutelare il libero pensiero. Importante è che i cittadini che non fanno parte del Grande Oriente d'Italia si avvicinino a questa organizzazione senza il pregiudizio.